diverso dal solito. È già qualche mese che aspettavo di presentarvi l'auto che ho comprato. Quale occasione migliore se non questa nevicata per mostrarvi la mia nuova Subaru XV. Motore 2000 boxer, turbo diesel. Nel frattempo ho già avuto gli unici problemi che può avere, ovvero problemi al FAP, poiché se la si usa sempre in autostrada va via tranquilla, invece facendo tratte brevi si intasa il FAP e bisogna fargli il lavaggio. Poco da dire, io faccio qualche giorno tratte lunghe, qualche giorno tratte brevi, per cui a seconda di come la uso rischio di dover fare un lavaggio all'anno. Vedremo cosa fare di questo FAP. Buone prestazioni con i suoi 150 cavalli, motore boxer, per cui assenza di vibrazioni. Come potete vedere, sulla neve è un tuono. La trazione asimmetrica wheel drive di Subaru non si smentisce mai, e la neve della Carnia lo dimostra. Ottimo bilanciamento della vettura su pioggia, anche va come un tuono, è un integrale vera, non è una schifezzuola come tre quarti dei SUV. Infatti l'ho anche provata in fuoristrada, poiché è alta 22 cm da terra, molto più di un SUV normale, anche se effettivamente rientra nella categoria SUV crossover con telaio monoscocca, diciamo. E cosa importante, non sono gommato da neve, ma sono gommato con le quattro stagioni Michelin, le Cross Climate Plus, che sono anche verso fine vita. Una quattro stagioni di alta gamma, una delle poche quattro stagioni con il simbolino fiocco di neve. Le montavo già sul BMW 330 lo scorso inverno, ho voluto averle di nuovo anche qua, poiché sono un ottimo compromesso, facendo per lo più strade di pianura, venendo in montagna circa una volta a settimana o due al massimo. Anche se sì, macchina praticamente nuova, adesso valuto un attimo se comprare anche le gomme termiche o no. Le gomme termiche sono sempre un gradino sopra in questi casi. Pensavo che sarebbe stato un inverno come gli ultimi, poco nevoso, e invece è iniziato bene per essere i primi di dicembre. Non so se si vedono, ho le spie sul cruscotto accese di ABS antisbandata, poiché l'ho portata due settimane fa in officina a sostituire i cuscinetti posteriori a 80.000 km, quindi erano diventati rumorosi ed era ora di sostituirli. Si è rotto il cavetto del sensore e devo riportarle in questi giorni a sostituirlo, ma nel frattempo i controlli elettronici restano spenti. In ogni caso, ottimo comportamento dinamico, ottimo bilanciamento, peso basso. Ultimamente tendono a fare i SUV sempre più massicci e pesanti, che su neve non aiutano, invece questa ferma la bilancia molto prima di un classico SUV. Come potete vedere, fuori nevica, io vado con la giusta prudenza, devo iniziare giustamente il turno di lavoro tra un'ora e mezza, sono già passati un paio di spazzaneve e sta venendo giù veramente il mondo. Ho dovuto fresare due volte il cortile, una ieri sera e una stamattina appena alzato, che l'avevo messo in previsione, per cui quei tempi sono giusto. Mi piacerebbe divertirmi un po' di più sulla neve, andare a cercare qualche piazzola sporca, però non ho il tempo per farlo. Eccolo là, ce l'ho giusto davanti, lo spazzaneve, per cui proprio facile. Vediamo fin dove nevica e nel frattempo vi racconto ancora qualcosa di questa Subaru. Tra i vari SUV o fuoristrada leggeri o finti fuoristrada o crossover, chiamateli come volete, e
Dopo il paiero che vedete sui video più vecchi sul canale, su quelli più ignoranti, sui primi proprio buttati là, ho avuto BMW 4x4, 330 benzina e 330 diesel e 46. Volevo passare di nuovo ad un 4x4 con la guida rialzata, con un po' più di luce da terra per queste occasioni. Ho valutato un po' cosa c'era sul mercato. A me sarebbe piaciuto anche il Toyota RAV4, però mi hanno detto che sulla neve proprio è bocciata. Di Subaru tutti mi hanno parlato molto bene, di come si comporta a livello dinamico, della trazione, della motricità che ha su neve, su fondi scivolosi appunto, del peso, del bilanciamento generale della vettura. Sono andato a vederla e me la sono portata a casa, anche se inizialmente la posizione di guida mi sembrava un po' strana, un po' una via di mezzo. Non ha la posizione di guida alta alta di un SUV, ma sembra più una berlina. Però l'altezza da terra c'è tutta, che è quella che conta appunto per fare qualche sterrato leggero o per uscire con la neve. Non è l'ultimissimo modello, ma il penultimo, per cui le finiture sono sicuramente inferiori a BMW, come ovvio. Su questa si può notare qualche particolare un po' meno rifinito di quello che si aspetterebbe, però sul nuovo modello che ho visto in concessionario hanno fatto un ottimo lavoro e l'hanno ulteriormente migliorata sotto quel punto di vista. Ho scelto per l'appunto il penultimo modello, dato che sull'ultimo hanno fatto sparire il motore diesel. Io posso capire inquinamento e tutto, però questa crociata contro i diesel mi sembra assurda, anche perché chi fa tanti chilometri come me deve per forza cadere su un motore diesel, cioè non ci sono alternative. C'è il gas, però con i consumi che ha il gas e ogni due giorni dal benzinaio. Con questa invece hai 800-900 km di autonomia con un pieno, per cui niente male, niente male. Di media siamo sui 6 litri per 100 km, 6,5, possiamo dire 15 km con un litro, che non è affatto male. Vorrei prossimamente portarla a rimappare per vedere se riesco a migliorare ancora l'erogazione. C'è un piccolo vuoto sopra i 1500 giri che vorrei colmare con una mappatura. Grazie Sonny per avermi dato una dritta su dove portarla. Vediamo se con la tredicesima riusciamo a fare anche questo lavoro. Non tanto per i cavalli, perché non mi interessa aumentare la cavalleria. Su una macchina del genere la cavalleria in alto te ne fai ben poco. A me interessa piuttosto avere tanta coppia, dato che la uso anche per trainare, tanta coppia partendo dal basso, perché io sono abituato a viaggiare in sesta marcia con un filo di gas. Se posso viaggiare a 1500 giri, viaggio a 1500 giri. Effettivamente il picco di coppia questo ce l'ha sui 2000, per cui il miglior rendimento sarebbe attorno ai 2000 giri. Voglio abbassarlo, vorrei migliorarlo appunto attorno ai 1500, dato che comunque 500 giri in meno sui consumi poi si sentono. In sesta marcia 1500 giri siamo circa 90 km orari, che è perfetto per strada extraurbana, e invece in autostrada siamo già 130, 2000 qualcosa giri. Approfitto dell'argomento per introdurvi un paio che secondo me sono difetti purtroppo di quest'auto, di questo cambio in particolare. Abbiamo una prima e seconda troppo lunghe per questa macchina. L'ho provata appunto su qualche tornantino in fuoristrada e la trazione c'è tutta. Quando si alza la ruota interna lei continua ad andare, però la prima marcia è troppo lunga e su certi tornanti sterrati alpini è addirittura troppo lunga la prima, bisogna giocare con la frizione. Secondo me se avessero messo una prima ed una seconda più corte
sarebbe stata la macchina da montagna per eccellenza. E invece, non so, hanno fatto questa schifezuola che più di tanto non mi convince. Poi vabbè, per l'uso normale su strada sì, restano comunque un filo lunghe. E la prima si impunta quando la si mette ad esempio ai semafori e la macchina non è completamente ferma. Signora, lui fa il suo lavoro, cioè, se le butta la neve sul cortile dovrà pulire la strada prima. Stavo dicendo, altro difetto sempre relativo al cambio, la sesta corta. Non capisco perché ha messo prima e seconda lunga e sesta corta. Cioè, la sesta abbasserà 200 giri rispetto alla quinta. Vorrei una sesta più lunga, vorrei una sesta da riposo in autostrada, in modo che si possa mettere e si possa andare via tranquilli col motore basso basso di giri. Invece in sesta siamo già oltre i 2130, per cui un po' troppo corta per i miei gusti. Sono soddisfatto della macchina, certo, non potevo far scelta migliore. L'ho trovata grigio metallizzato, già col ganso di traino, perfetta di carrozzeria, e quando l'ho presa aveva 70.000 km. Una sciocchezza. L'ho pagata il giusto, l'ho pagata al suo prezzo, me la sono portata a casa. Appena portata a casa ho avuto l'incidente in moto e sono stato fermo qualche mese, per cui l'ho iniziata a guidare e a provare solamente durante l'estate. Si è comportata sempre molto bene, abbiamo fatto qualche stradina bianca, siamo andati assieme all'amorosa a passeggiare in montagna. Si è comportata bene in tutte le situazioni, consumi molto buoni per il tipo di auto, per la trazione integrale. E su pioggia una lama, quando c'era il diluvio quest'estate andavo via veramente veloce, con uno standard di sicurezza, con una tenuta pazzeschi. Su neve mi sembra altrettanto valida, anche se per testarne a fondo le capacità dovrei montare 4 gomme invernali e prendermi una bella strada che non sia stata toccata per vedere quanto si arrampica. In ogni caso, veramente fantastica. Prima volta che compro e guido per un po' di tempo Subaru, soddisfa a pieno le aspettative che si creano attorno al marchio, attorno alla famosa trazione simmetrica al wheel drive. L'ho fatta guidare anche alla morosa, a cui sicuramente non dispiacerebbe. Vediamo se si guadagnerà la fiducia e se gliela presterò ogni tanto in futuro. Eccolo lì. Tutti i mezzi antineve in Carnia sono operativi, sono passate le 6 del mattino. È qualche giorno che girano senza tregua, incredibile nevicata a cavallo del ponte dell'Immacolata. Era sicuramente qualche anno che non vedevo così tanta neve i primi di dicembre, proprio quest'anno che le piste da sci sono chiuse. Io che odio le piste sparate, ogni anno aspetto la prima nevicata per mettere gli sci da gigante e andare a divertirmi, e gli ultimi anni aspetto spesso anche fino a febbraio. Quest'anno, maledetto virus, c'è la neve e non ci sono gli impianti aperti. Che delusione. Beh. Oh, bravo. Ha capito il sound. Diamo l'aperta. Ecco. Cambiata la tratta di competenza e la strada non è stata passata. Ampezzo Villa Santina, top, pulitissima. Da Villa Santina in giù, Dio solo sa quando vogliono passare, ma noi non abbiamo paura perché su Subaru andiamo via belli allegri,
è già pioggia e neve, per cui le mie gomme lavorano sicuramente meglio. Ecco, magari se mi togli gli alti, tutti, impianto. Ah, eccolo qua. Altra cosa che è assolutamente imbarazzante su questa macchina è il clacson. Bella macchina anche esteticamente, una berlinetta con la coda spiovente, leggermente bombata, leggermente muscolosa all'apparenza, cerchi in lega da 17, bella aggressiva, e poi mi mettono il clacson di Paperino. Uè, grande! Dovrò sicuramente farlo sparire e cambiarlo con un qualcosa che abbia un sound più decente. Ecco, se non mi tirate su i sassolini ve ne sarei grato, altrimenti poi mi tocca andare a trovare quadrifoglio e farci due ritocchini. Fatemi sapere se vi è piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate. Prossimamente vorrei realizzare un video ovviamente di snow fun, di divertimento su neve, e magari anche un video assieme all'amorosa dove la faccio guidare per la prima volta appunto anche lei su neve, per spiegarle un po' gli errori tipici da non fare e come invece andarmi in sicurezza. Meteo e DPCM per me.